Prova. Ok, prova. Allora, oggi parleremo di ordini online. Ho fatto un acquisto direttamente dalla Cina. Ti mostro i prodotti che ho appena ricevuto. Allora, il pacco mi è arrivato tramite DHL, velocissimo, circa 3 giorni/4 forse dalla Cina. Andiamolo ad aprire, eccolo qui, perfetto. E allora, cosa ho ordinato? Ho ordinato questo Ulanzi G85, è un case in alluminio per la GoPro 8. Questo è un ricambio per un'attrezzatura che ho in laboratorio. Questo è il cavo per ricaricare il kit di microfoni wireless che vedrai dopo. E questo è lo scatolino dove c'erano quei cavi. Non capisco perché è rotto, tutto ammaccato, ma va bene. Questo, eccolo qui, è un altro accessorio per i microfoni wireless. Questo è un'altra chiccheria, ragazzi. Questo è il selfie stick, o come lo chiamano loro, per la GoPro, ufficiale GoPro, originale GoPro, estensibile originale a due bacchette, 1 e 1 2, però eventualmente vendono anche i moduli da aggiungere, lo puoi fare anche molto più lungo, ergonomico, ben fatto, bello anche a vedere, pesante quanto basta, si regola l'inclinazione, si regola l'altezza, puoi regolare diciamo un po' tutto. Mi piace, mi è piaciuto subito. Un'altra chicca che ha questo accessorio è che sotto, ora ti mostro, basta svitare questa vite, ci sono, eccolo qui, c'è il piede nascosto, cioè io vado, avvito, apro e lo posso appoggiare a terra. Eppure ragazzi, devo dire che nella realtà è stabile, cioè fatto davvero bene, anche se lo apri, anche con il peso della telecamera sta all'impiedi, sta in equilibrio senza problemi. Poi c'è questo gancetto originale GoPro e qui faccio qualche prova di chiusura, comunque non si chiude al 100%, resta sempre un po' aperto. E questo invece è il set UHF. Sono due trasmettitori più un ricevitore che mi serviranno per fare i video in esterni, per poter diciamo ecco parlare, e spero almeno che siano realmente di buona qualità, perché me li hanno consigliati. Questi ragazzi in Italia, se li trovavo così per come sono, li dovevo pagare non meno di 500 euro. Parliamo di due trasmettitori più un ricevitore con batteria litio integrata. Quelli che ho cercato e ho trovato su Amazon, per esempio, hanno la batteria a stilo, cioè tu vai a cambiare le batterie. Invece questa ha una normalissima presa USB che vai, la ricarichi ed è pronto a funzionare. Poi ha due antenne il ricevente, microfoni esterni per andarli a cablare con i trasmettitori, microfono piccolino di circa 10 cm rigido, più questo che è il microfono col filo. In più, come vedete, è tutto placcato in oro. In più hanno anche la ghiera da avvitare, così da bloccarli, da poterli bloccare in maniera salda, che non si sfilino. Eccolo qui, questo. Uno è quello col filo, con la pinzettina, e l'altro ho messo quello piccolo rigido. Questo è la copertura antivento, col frangivento per il microfono. Io direi, ti ricordo di iscriverti al canale Telegram. Trovi sotto in descrizione tutti i link, sia al corso che ai fascicoli che al sito personale e anche al canale Telegram. Qui andiamo su un altro brand, Ulanzi, che è uno dei brand più
conosciuti negli ultimi tempi per quanto riguarda gli accessori per GoPro, ma non solo, anche per smartphone. Questo, ragazzi, è un bellissimo case, mi piace più del mod originale della GoPro. Perché? Perché è molto più forte, molto più resistente, è totalmente in alluminio, ragazzi. Pesa ovviamente di più, però una volta inserita la GoPro là dentro, anche se ti cade a terra, io credo che è difficile, davvero difficile che si possa rompere. Questo è il pezzo superiore dove si va appunto a mettere, come vedi, il ricevente. Eccolo qui, si blocca, si collega sotto ed è pronto, diciamo, ad essere utilizzato. Il prezzo, ragazzi, del tutto, sono stato fortunato perché i prezzi dei prodotti non sono stati esagerati. Con meno di 200 euro ho acquistato tutto. Ok ragazzi, vado a cablare i microfoni. Allora, questo è il ricevitore, eccolo qui, che va posizionato sulla GoPro. Perfetto, bloccato con la rodella. Bene ragazzi, avete visto l'unboxing, avete visto i prodotti e sono questi due microfoni wireless, trasmettitore più ricevitore che sulla telecamera, poi braccio per la GoPro. È quello per vlog originale brand GoPro. Però ragazzi, cosa c'è di diverso? Che li ho presi dalla Cina direttamente dalla Cina, senza passare dal sito ufficiale, senza passare da Amazon, eBay, li ho presi direttamente in Cina. Prezzi ovviamente molto 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 più bassi, però ragazzi, c'è il pro e c'è il contro. Perché? Perché ho dovuto pagare tantissimo di spese di spedizione e ho dovuto pagare anche di dogana, perché ovviamente quando la merce passa in dogana ti inseriscono un costo che va calcolato in base all'IVA, e se io mi sposto tu mi continui sempre a sentire. E niente ragazzi, per questo video grazie per la visione, se vuoi iscriviti al canale. E mi raccomando, vai in descrizione e c'è anche un nuovo link dedicato alla piattaforma dei Gold Member. Se tu non lo sai, te lo dico ora, esiste una nuova piattaforma dedicata ai miei migliori follower, fans, dove se fai l'abbonamento annuale avrai in omaggio la mia maglietta. Te la regalo io, te la spedisco direttamente a casa tua. E niente, ciao e al prossimo video.